Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 marzo 2020. Ovviamente sui giornali non si fa altro che parlare, ovviamente comprensibilmente, del coronavirus. Unità e fiducia, questo è il titolo che dà il Corriere della Sera, perché il tema della giornata è ovviamente il discorso a reti unificate, diciamo così, a TG unificati, fatti dal Presidente della Repubblica Mattarella. E Massimo Giannini, fantastico, oggi sulla Repubblica dice: finalmente Mattarella e e Conte hanno risposto alla sollecitazione di Carlo Verdelli, direttore della Repubblica. Bravo, sicuramente, ma l'idea che finalmente Conte e Mattarella parlino in maniera istituzionale al popolo italiano riguardo a questo contagio, più che una risposta, immagino, al pezzo di Repubblica, è una risposta al buonsenso, posto che in tutto il mondo ovviamente si è capito che forse bisognava prendere il toro per le corna. Mattarella dice: non dovete avere ansia, insomma, le dice: fai il discorso istituzionale che vi aspettate dal Presidente della Repubblica, anche se probabilmente l'avete visto tutti quanti il discorso di Conte e quello di Mattarella, anche se, ripeto, secondo me il simbolo è il Premier di Singapore. Perché è il simbolo? A differenza di Mattarella ovviamente ha un ruolo operativo, a differenza di Conte ovviamente ha un ruolo, come possiamo dire, più istituzionale, però dice delle cose all'interno dei suoi 8 minuti di discorso, come potete vedere sul mio sito, che in realtà sia il Presidente della Repubblica Italiana sia il Presidente del Consiglio Italiano non dicono, e nella loro vaghezza, diciamo, di principi, sono più, come possiamo dire, italiani, più verbosi, meno eloquenti. E, insomma, quando senti il premier di Singapore che dice: abbiamo capito uno e due, e quello che se succede una cosa ne faremo un'altra, cioè dà l'idea che c'è qualcuno che sta governando la macchina. Qui l'idea che qualcuno governi la macchina non si ha per niente, si ha l'idea soltanto di qualcuno che, quando la macchina sta andando un po' fuori pista, cerca di rimetterla al suo posto, che è completamente diverso rispetto a quello di una persona che guarda in termini di leadership a quello che può venire domani. E il tema è del tutto evidente, quello che può venire domani, e cioè che se il numero dei contagi dovesse aumentare bisognerebbe cercare di capire come affrontare l'emergenza sanitaria, che è l'unica vera grande questione aperta sul coronavirus, posto che la sua mortalità è superiore a quella dell'influenza, ma comunque relativamente bassa rispetto alle altre corona, ma che ha un rischio di terapia intensiva che l'Italia non è in grado di affrontare, non solo l'Italia. Sul discorso di Conte è fantastico, e di Mattarella fantastico Ferrara. Io dico, è incredibile, quando Ferrara ragionava forse si rendeva conto come si dovevano fare i discorsi istituzionali, anzi lui li scriveva i discorsi istituzionali. Oggi vedo Ferrara sul Foglio che è emozionato per il discorso di Conte, ed è una cosa che ti fa pensare sulla lucidità dell'analisi, diciamo, del grandissimo direttore del quotidiano Il Foglio. E Veneziani, molto divertente perché forse una delle poche voci fuori dal coro di oggi, dice: perché un virus è diventato, più che un virus, è diventato una psicosi, voglio ritrovare il rischio della mia vita. Insomma, la vita è fatta di rischi nel camminare, nel prendere la macchina, prendere l'autobus, prendere una malattia, prendere una decisione. E insomma, Veneziani dice: che palle, oggi mi sembra che ci stanno intrappolando perché non dobbiamo beccarci neanche un rischio. Nel frattempo, dal punto di vista economico, mi sono preso una caramellina per la gola. Dal punto di vista economico, quello che è successo è molto semplice: il decreto ogni giorno che passa aumenta di valore e è passato a 7,5 miliardi. Però ancora bene non si sa come li spenderanno. Il problema è che i soldi servono tra pochissimo. Anche perché la questione di 6 milioni di bambini che stanno a casa è una questione devastante dal punto di vista sociale ed economico per questo paese, oltre che per l'istruzione dei bambini. Comunque, aiuti alle famiglie, babysitter, congedi, insomma, io non so se qualcuno al mondo, in Italia, scusatemi, in Italia, abbia ancora avuto un aiuto su questo. Nel frattempo, però, i problemi sono immediati. Le imprese, è inutile che ve lo sto a dire, secondo il Sole 24 Ore, 2 su 3 sarebbero già in difficoltà. E nel frattempo il Parlamento, titolo di Libero, chiude, cioè decidono di rivedersi una volta soltanto la settimana, il mercoledì a marzo, e ovviamente, come si dice, Libero dice almeno non farà più danni, questo è il titolo di Feltri. Però resta il fatto che i parlamentari nel momento dell'emergenza foirano
Via. Certo, l'idea che l'Italia possa ripartire con il Parlamento chiuso, forse anche meglio, c'è ragione libero. È inutile che facciamo casini. Nel frattempo i contagi sono arrivati a 3.296, 414 sono i guariti, 146 sono i morti. La media dei morti in Italia è 81 anni. E molti di questi morti, compreso purtroppo una ragazza, una signora che è morta qui a Roma di 81 anni, era dal 17 gennaio in ospedale per motivi completamente diversi rispetto al coronavirus. Quello è uno di quei morti che noi metteremo nei 146, ma che non è morto di coronavirus, è morto di un'altra malattia, ma aveva il coronavirus. Ma nelle nostre statistiche risulterà che è morta di coronavirus. Insomma, dei fenomeni. Nel frattempo, il paziente zero, che è questa grande caccia al paziente zero, oggi ne riparla Riccardo Luna, ne riparla La Verità, ne riparlano tanti. Beh, il paziente zero sarebbe un tedesco, non un italiano che avrebbe visto una signora, sua collaboratrice a Shanghai, che tornata a Shanghai si sarebbe ammalata. Lui avrebbe preso questa malattia, ma non avrebbe, diciamo, a metà gennaio, ma non avrebbe, in maniera sintomatica l'avrebbe diffusa, ma non sarebbe avuto grandi ripercussioni mediche. Quindi il paziente zero sarebbe un tedesco. Devo dire, se posso aprire una piccola parentesi, che la performance dell'opposizione in questo anno, adesso tra poco vedremo quale sarà la proposta unitaria economica dell'opposizione. Ho visto ieri sera Salvini da Vespa e devo dire, non mi ha fatto l'impressione di un grande leader, diciamo, politico. Sapete come la penso? Cioè che questo è un governo che più che di cialtroni è di imbarazzanti epigoni di Casalino, quindi tutto è meglio di questo governo. Però certo, forse l'opposizione dovrebbe darsi una struttura, un'idea, senza fare l'elenco. Ho visto gli artigiani, i medici, i cassintegrati, i sindaci, i Coldiretti, perché soltanto, come possiamo dire, la definizione dell'elenco non basta a risolvere i problemi. L'idea che si debba fare una super manovra da 50 miliardi, siamo tutti d'accordo, ma per chi, come, in quale maniera, cioè concretamente a cosa serve? Insomma, staremo a vedere oggi le proposte. Ieri sera non sono stati entusiasmanti, diciamo, se possiamo dire così, le performance di Salvini come si chiama, da Vespa. Erdogan e Putin fanno la pace, si fa per dire per il momento sulla guerra in Siria, perché si stanno combattendo Erdogan contro Assad e invece i russi che difendono ovviamente il regime siriano a loro molto vicino. Beh, insomma, questo dà il senso di come l'Europa veramente non conti assolutamente nulla e che le grandi questioni geopolitiche, per esempio i 3 milioni e mezzo di migranti siriani che sono in Turchia e che i turchi rischiano di far arrivare in Europa, beh, insomma, sono tenuti a bada, secondo voi, da Ursula o dagli accordi eventuali tra Erdogan e Putin? Beh, è una domanda retorica a cui tutti quanti voi sapete rispondere. Fantastica nel senso della sua tragicità la storia del premier degli Emirati Arabi Uniti, cioè lo sceicco Al Maktoum, amico di tutti quelli che contano, che avrebbe fatto rapire la figlia a Cambridge perché la moglie. E tra l'altro la figlia del re di Giordania, la sorella del re di Giordania, adesso non so bene, l'avrebbe fatta rapire perché se no le sottraevano in una maniera piuttosto rocambolesca. Erano a Cambridge, in una strada, e sarebbero arrivati delle guardie del corpo di Al Maktoum, l'avrebbero fermata, l'avrebbero sedata come si chiama, con una siringata e l'avrebbero portata con un aereo privato negli Emirati Arabi, a Dubai. Insomma, sono storie incredibili, se non fossero state rese pubbliche, lo leggo oggi sul Daily Mail, dal tribunale inglese, che proprio per la causa di divorzio tra la moglie, la sesta moglie di Al Maktoum e lo sceicco Al Maktoum, ha reso pubblico questo sistema incredibile di controllo delle donne, delle figlie da parte dello sceicco, ma soprattutto la complicità, dice Daily Mail, delle autorità inglesi. A proposito di donne, oggi la Pascale viene un po' messa in mezzo dalla Concita Sanino, specialista nelle storie di Berlusconi e delle sue fidanzate, però tutto sommato io ero entusiasta dell'idea di leggere qualche pettegolezzo succulento. L'unica cosa che esce da Repubblica è che per Silvio sono stata una regina, avrebbe detto la Pascale, perché fa così. Insomma, più che una tragedia, una commedia napoletana. Alitalia rimessa in vendita, trovate tutte le manchette sui giornali. Certo, non è il momento migliore per vendere una compagnia aerea in questo momento in cui gli aerei sono totalmente senza carico. E
E l'ipotesi che si va avanti, lo dicono in tanti, è lo spezzatino. Sul fronte americano, Joe Biden rischia di essere appoggiato da Bloomberg, questo lo leggo oggi, mi sembra che era Gaggi, me lo scrive sul Corriere della Sera, che potrebbe appoggiare Biden. Bloomberg ha già speso 680 milioni, anche se Gaggi continua a dire che sono 500, 680 milioni di dollari, lo scrive Italia Oggi, e con un altro qualche centinaio di milioni di euro potrebbe aiutare Biden, anche se l'aiuto e l'abbraccio di Bloomberg non è così gradito, secondo le ricostruzioni dei giornali americani. Mastrorilli intervista proprio l'ex vicepresidente di Obama, che dice: contro Trump andrò sui temi caldi della politica americana, che sono sanità, e ben conosciamo, scuola e armi, che sono i tre temi che agli americani evidentemente interessano di più. 687 milioni di dollari spesi per la campagna elettorale e 2.400 persone di staff per non arrivare alle primarie democratiche. Mi diverte moltissimo che quando questi soldi li spende un ricco miliardario, ma a sinistra tutti zitti e muti. Direi che per oggi è tutto. Lo so, non è una rassegna entusiasmante, ma ai tempi del coronavirus questo è quello che ci offre il mercato, e questo è quello che la zuppa non può che cucinare. Noi ci vediamo, come sempre, domani con la zuppa di Porro sul sito nicolaporro.it. Vi invito sempre a vedere come un premier deve parlare.